Allora, eccoci ragazzi con il commento di Milan-Empoli qui a San Siro. Milan che vince 1-0, batte di misura la squadra toscana. Un 1-0 tutto sommato tranquillo per la formazione di Stefano Pioli. D'altronde la caratura dell'avversario è quella che è, insomma, una squadra che deve lottare per salvarsi. Milan che fa il suo compito, lo fa anche abbastanza bene, nel senso che comunque doveva vincere e ha vinto. Ha concesso veramente poco all'Empoli, forse l'unica occasione importante è quella di Mattia Destro in area di rigore, lasciato solo dalla difesa milanista. Lì nel finale ha avuto un'occasione, però poi per il resto il Milan è stato praticamente padrone del campo, non ha creato grosse occasioni ma ha tenuto il pallino del gioco, ha provato comunque a chiuderla in un paio di circostanze. Dopo il gol di Pulisic c'è stata un'occasione per Calabria, un'altra per Loftus-Cheek con una parata del portiere dell'Empoli, nel finale anche la conclusione di Chukwueze, anche se poi bisogna dire che Chukwueze continua ad essere un po' deludente. Sinceramente ci aspettiamo molto di più da un giocatore che comunque è stato pagato tanto in estate e fino ad ora ha fatto vedere molto poco. Nel frattempo vedete la gente che lascia lo stadio San Siro, la partita è appena terminata. Questo risultato, l'1-0 del Milan contro l'Empoli, porta il Milan al secondo posto in classifica, però bisogna aspettare ancora il risultato finale tra Juve e Atalanta, che si gioca alle 18, quindi dopo questo match. In base al risultato di Juve e Atalanta, alla fine della serata il Milan potrà capire se è secondo o ancora terzo in classifica. Naturalmente in questo momento si tifa o per il pareggio o addirittura per la vittoria dell'Atalanta, in quel caso il Milan sarebbe secondo in classifica. Tornando invece al match di oggi, analizzando un po' la partita, si può dire che il Milan ha fatto il suo dovere, doveva vincere, ha vinto 1-0 di misura, sereno. Un Milan che ha segnato ancora una volta con Christian Pulisic, giocatore comunque decisivo per questa squadra. Pensate che tra campionato e coppe Christian Pulisic è salito a 10 gol in stagione, quindi una stagione davvero di alto livello per il giocatore americano, tra gol e assist e tra gol in campionato e in Europa è arrivato a quota 10, quindi comunque sono numeri importanti per Pulisic, la sua prima vera stagione al Milan, quindi direi impatto importante, impatto eccezionale sul campionato italiano e sulla sua prima stagione con la maglia del Milan per Christian Pulisic. Poi oltre ai 10 gol tra campionato e coppe bisogna aggiungere anche gli assist, un giocatore che comunque sta facendo molto per il Milan, anche oggi l'ha decisa lui, quindi direi che è un giocatore che è stato indovinato, ecco, come acquisto. Probabilmente del mercato estivo i tre grandi colpi del Milan sono stati Pulisic, che forse è il migliore, aggiungerei Loftus-Cheek, lì non si può dire niente, anche qui acquisto comunque importante, e metterei anche Reinders, che anche oggi comunque ha fatto una buona partita, ha fatto una buona partita, c'è qualcuno che mi saluta lì alle mie spalle, ha trovato un paio di guizzi, un paio di di spazio anche per i compagni di squadra, per gli inserimenti dei compagni di squadra, quindi direi buona partita anche da parte di Reinders, Loftus-Cheek e Pulisic, sono sempre loro. Dall'altro lato, il rovescio della medaglia invece, le prestazioni di Musa, non proprio lui eccezionale, tranne un frangente in cui lo stadio si è esaltato, ecco, e di Chukwueze, che ha sbagliato 3-4 palloni. Poi nel finale c'è stata la conclusione di Chukwueze, ma sostanzialmente il gol non è arrivato. Da segnalare anche il ritorno in campo di Kalulu, che è tornato a giocare dopo tanto tempo, si era fatto male contro il Napoli in campionato, quindi Kalulu che rientra. Fino ad ora non era stato proprio utilizzato da Stefano Pioli, era stato sì convocato ma non era stato proprio utilizzato, oggi ritorna, un ritorno importante. Qualche sbavatura invece da parte di Malik Chau in difesa,
può fare meglio, deve essere più concentrato. Anche oggi un rinvio uscito male ha creato un rimpallo dove poi l'Empoli ne poteva approfittare, quindi deve evitare questo tipo di situazioni, deve giocare meglio, più applicato, più concentrato. Abbiamo detto di Kalulu che è tornato in campo, mi soffermerei anche sulla prestazione di Okafor, perché comunque il suo lo fa sempre, anche oggi contro l'Empoli, un assist per il gol di Pulisic, quindi diciamo che il gol è stato confezionato dal mercato estivo, assist di Okafor e gol dell'americano, quindi insomma lì davanti comunque sono stati decisivi oggi contro l'Empoli. Poi è chiaro ragazzi, io capisco che chi viene allo stadio, tra l'altro anche oggi il Milan ha annunciato 70.000 spettatori per la partita tra Milan e Empoli, considerando anche il cattivo tempo, fino alle 15 ha piovuto tanto, anzi più o meno fino attorno alle 14 ha piovuto tanto, la gente poteva anche rimanere a casa, invece ha scelto comunque di venire qui allo stadio a San Siro per vedere la propria squadra del cuore. È chiaro che a livello di prestazione ci aspettiamo tutti di più dal Milan, perché è una squadra che ha delle qualità, è una squadra che ha delle buone individualità, però l'importante, ribadisco, che oggi il Milan porti a casa i tre punti, porti a casa questa vittoria. Poi oggi si siede sul divano Stefano Pioli con tutto il resto dei giocatori del Milan per vedere cosa succede tra Juventus e Atalanta. Insomma, è un po' questa, no, la speranza del Milan alla vigilia di Milan-Empoli, cioè vedere cosa succede dopo la partita. Poi, chiuso il capitolo Empoli, ci si proietta sullo Sparta Praga, perché poi sullo Slavia Praga, perché poi giovedì si va a Praga, saremo lì sperando che sia una partita gradevole, ma soprattutto una partita dove porterà il Milan alla qualificazione ai quarti di finale, perché poi venerdì, la partita dopo lo Slavia Praga, ci saranno i sorteggi per i quarti, sempre se ovviamente il Milan passa. Quindi ora è stato chiuso il capitolo Empoli, Milan ha vinto 1-0, decisivo Pulisic. Da domani si riparte con gli allenamenti in vista della trasferta degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Gara decisiva, gara fondamentale per la stagione del Milan, perché oltre al secondo posto in campionato, l'obiettivo del Milan è quello di andare in fondo alla competizione europea. Comunque, vediamo come si concluderà questa stagione dei rossoneri, ormai mancano più o meno un paio di mesi, due mesi e mezzo alla conclusione, poi tireremo una somma e capiremo se sarà stata una stagione totalmente deludente oppure il Milan riuscirà a raddrizzarla nel finale, magari alzando un trofeo come può essere l'Europa League. È molto difficile ragazzi, lo so, però ecco, ci aggrappiamo alle speranze. Vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao.